Si può dire che il grande freddo e la tanta nebbia non ha fermato la prima sfilata del Carnevale di Fano. L'evento ha preso il via già dalle ore 10 del mattino con il momento dedicato ai bambini tra scuole e famiglie, dove hanno sfilato lungo Viale Gramsci insieme ai 7 carri di seconda categoria per poi raggiungere Piazza 20 Settembre, dove è stato organizzato un momento di animazione, musica e tanto divertimento. Di più! Buon Carnevale! La manifestazione più dolce d'Italia è poi proseguita con la sfilata del pomeriggio delle ore 15. Dopo i 3 classici botti iniziali, si è dato il via al grande corso mascherato formato dai 14 carri allegorici. Ad aprire la sfilata una scarpa rossa dell'associazione Alba Rosa a supporto di donne vittime di violenza, seguito dal carro dedicato e ospite dell'ultima domenica, Beatrice Venezzi. Subito dietro l'opera di Samantha Cristoforetti, poi Supercalifrigili, Mini Pop Connection, Love Diva e Jack in the Box, ovvero Pupazzo a Molla. E infine The Dagger Brudette 2, La Vendetta. Prima categoria, il carro dedicato al Vulon, la maschera ufficiale dell'evento, poi Ho visto la I che bacia lui, seguito da Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima, The Dark Side of the Moon e Il Mangiasogni. A chiudere la sfilata, con tanta energia, come sempre, la storica musica rabita. Questa prima domenica le persone entrate alla manifestazione, contate agli ingressi da parte dell'ente carnevalesca, sono state poco più di 10.000. Abbiamo iniziato con un po' di freschino, poi piano piano tutta l'atmosfera si è scaldata e ora con la luminaria che ci riscalda il cuore e l'anima andiamo finendo questa giornata meravigliosa. E allora attendiamo la prossima settimana con altri eventi e la prossima domenica di festa. Sì, certo, potete vedere tutti gli avvenimenti che ci saranno la prossima settimana sul sito per tornare insieme a noi domenica prossima con il secondo grande corso mascherato. Buon Carnevale! Mi verrebbe da dire buona la prima, di solito la prima sfilata è quella che vede meno partecipazione, ma veramente nonostante il freddo c'è tantissima gente, sta andando veramente tutto bene, questo mi fa piacere e ovviamente immagino che il 4 e l'11 saranno ancora tante persone in più. La prossima volta la vedremo mascherato? Mi hanno detto che l'11 febbraio ci sarà un volo nuovo, vediamo chi sarà. Non mi hanno ancora detto come si chiama, però sarà uno che si aggiungerà a quello che ha aperto tutte le sfilate. E poi non mancheranno gli eventi collaterali durante la settimana, tra mostre, proiezioni di film al cinema, cine spettacolo e musica. Il prossimo appuntamento è previsto per il 3 febbraio alle ore 16 in centro storico Fano con il pomeriggio dei colori tra carri, mascherate e animazioni in piazza 27. Per tornare a vedere nuovamente la sfilata con le opere dei carristi e il lancio di dolciumi, l'appuntamento è previsto per il 4 e 11 febbraio.